Bentornati al Let's Play di Call of Juarez The Cartel. Allora, oggi proseguiremo con il secondo capitolo, stavolta con il personaggio Eddie Guerra. Vediamo nella presentazione. Perché sei così serio oggi? Ripeto la domanda, agente. L'FBI sta conducendo un'operazione sotto copertura contro il cartello di Mendoza? Non sono autorizzato a parlare delle indagini in corso. Quindi è in corso un'indagine. Non sono autorizzato a parlare. Stai cercando di farmi perdere la pazienza. Guerra, digli cosa ha sentito il nostro agente a Juarez. Una conversazione tra un agente dell'FBI e un informatore che lavora per il cartello. Non so cosa crede di aver sentito il vostro uomo, ma posso assicurarvi. Due giorni dopo i federali hanno trovato il nostro agente, morto. Tre proiettili alla nuca, gli appunti e le registrazioni, spariti. E così la nostra indagine è tornata al punto di partenza. Non mi interessa se sei autorizzato oppure no. Voglio delle cazzo di risposte. Devo rispondere, capo. Ora? Mi spiace, è importante. Allora vai fuori. Un agente della DEA è morto e credo tu sappia il motivo. Stronzate. È escluso che l'FBI sia responsabile della morte di quell'agente. E allora chi? E appena esce fuori. Ma sei matto? Ti ho detto di non chiamarmi a questo numero. Ora. L'attentato che ha dato inizio appunto alla storia di Eddie Guerra. Ok, siamo pronti. Partiamo col capitolo 2. Eddie Guerra è specializzato nel combattimento a corta distanza. National Park ha avuto origine in un enorme campo di marijuana nascosto tra le montagne. Una chiamata anonima ha avvertito i vigili del fuoco prima che l'incendio potesse estendersi alla foresta circostante. Dicevo, Eddie Guerra è specializzato nel combattimento a corta distanza perché è l'unico capace di usare due mitragliette alla volta, tutti gli altri ne possono usare solo una volta, e i fucili a pompa ad alta velocità, quindi troveremo un equipaggiamento adatto a lui. Per quanto riguarda le armi primarie conviene utilizzare infatti o Scorpion o due Uzi, perché può utilizzarne due alla volta. Penso converrebbe utilizzare, usiamo per il primo livello gli Scorpion e per gli altri gli Uzi. E come arma secondaria, ovviamente essendo lui un esperto di fucili a pompa, utilizziamo l'unico che è sbloccato per adesso, che è l'M500, il primo fucile a pompa, l'unico che possiamo usare. Ecco gli Scorpion, che ne può usare due, e il fucile a pompa, che lui ricarica a gran velocità essendo specializzato appunto nel combattimento con queste armi. Siamo pronti a partire. Forza. Due ore dopo, non si sa che hanno fatto nel frattempo. Chi è che ha chiamato Ben? Mettilo dentro per ubriachezza. Sorveglianza 24 ore su 24. Ok, Evans. Adesso il tuo fratellino è al sicuro. Muoviamoci. Al liberatore. Sì, sì. Aspettavo la tua chiamata. Perché non hai chiamato? Ci devi 70.000 testoni. Cazzo, cosa? Sono gli interessi. Salgono in fretta. Tranquillo, amico, è tutto a posto. E se non lo è? Devo rendere conto a certe persone. Non hanno paura di gambizzare uno sbirro, specie uno inaffidabile come te. E mi serve solo un po' di tempo, ok? Il tempo sta per scadere. Se non paghi, le cose si mettono male per te. Molto male e molto presto. In pratica, ovviamente, il nostro strozzino, perché è di guerra. E ha un problema con il gioco d'azzardo. Due. Fuori. E dentro? Forse 20. Davvero? Merda, le cose si complicano. Ecco la casa. Avendo un bel problema col gioco d'azzardo, tutti gli vogliono fare la pelle. Immagino che tu sia di casa. Allora entriamo e uniamoci alla festa. No, sulla macchina non si può salire.
Chi cazzo è? Ah, Hector, il capo. La polizia ci sta addosso. Sono io la polizia, amico. No, è di qualcun altro, S. Senti, ricordi quel negozietto a South Central dove ci siamo visti l'ultima volta? Credo ci sia una telecamera. Forse dovresti far sparire quei nastri compromettenti. Forse. Ok, sì. Sì, sì. Vedrò cosa posso fare. Ecco, questo si è aperto una nuova opportunità individuale in cui potremo fare i cacchi nostri senza farci vedere né da Kimberly né da Ben. Potremo seguire gli interessi del protagonista. Protagonista ovviamente che cambia da livello a livello a seconda di chi dei tre scegliamo. E ogni missione dobbiamo fare delle cose a suo vantaggio senza farci sgamare dagli altri. Inizia una bella scazzottata. Prendi questo. Fanculo, testa di cazzo. Muori, stronzo. Vai, para, para, cazzo, para. In faccia. Figlio di puttana. Ti ho inculato, eh. Prendi l'oggetto speciale. Ok, non ci hanno sgamati. Qui potremo prendere gli oggetti speciali senza farci vedere. Ok. Qua c'è un altro, non facciamoci sgamare da nessuno. Prendi, ecco. Un'altra volta. Né Kimberly né Ben ci hanno visti. Dove cazzo sei? Becca di questo. Povero stronzo. Classica musica gangsta di sottofondo. Va bene, forza, ribaltiamo tutto. Cosa stiamo cercando? Vai, prendi qualsiasi cosa di valore. Ok. Ci siamo presi un altro oggetto senza farci sgamare. Il punto è fare incazzare questi stronzi. Ok. Qua dobbiamo andare e recuperiamo i soldi per terra. Piccolo bonus. E loro si incazzano, ovviamente. Ehi, questi si incazzeranno parecchio. Peggio di un orso ferito. Lasciamo la firma e leviamoci dalle palle. Ah, dobbiamo anche firmare. Smuoviamo solo un po' le acque. Filiamo via di qui. Vai. Questo posto è infestato di ragni. E lasciamo la firma. In modo che se la prendano con la ragna. E la tutti. Alla fine tutti. No, non è qui. Ah, qui. Tutti vogliono fare il culo alla gang della ragna. E così possiamo risalire a chi è il rapitore di quelle donne. Tutto, eccetera, eccetera. L'attentato. La morte dell'agente Stones, eccetera, eccetera. Insomma, la classica trama semplice della Cold Warez. Cosa? Delle macchine uguali nere da gangsta, scusate. Escono dei tizi armati di Kalashnikov che ci vogliono fare il culo. Scendiamo, trovatevi un riparo. Merda. Allora, cominciamo a sparare. Che cazzo del fuoco incrociato? Travolgili. Dove cazzo siamo? Dov'è l'auto? Sta zitto, Cristo. Dov'è quella cazzo di auto? Merda. Razza di cretini. Vai, ricarica. Fortunatamente è molto potente. Come si chiama questo personaggio? È di guerra con le mitra. Ma fammuc. Non c'è niente qua, no. Questo è il fucile. Il primo fucile a pompa che si trova nel gioco. Sparateci. Gangster. Fanculo, puttana. Muore. Prova un riparo. Certo, perfetto. Che arma teniamo su stronzo? Ah, anche loro hanno un M500. Io passo da dietro e li inculo da dietro.
Vai, prendi l'oggetto senza farti vedere. Ti distruggo, cazzo, ti distruggo. No. Dove cazzo sono? Cazzo, stipiamoci la modalità concentrazione per più avanti, che ci servirà. Ma lo sai come si usa? No. Sentito? Cazzo, Evans, portaci via. Di qua, alla prossima strada. Siamo in un posto identico a quello di prima. Vai, prendi oggetto speciale. Davanti! Ci circondano! Chi cazzo c'è? Oh porca puttana, oh! Avete perso la scommessa, modalità concentrazione! Modalità concentrazione. Qualcuno la chiama modalità concentramento. Modalità concentrazione. Che male, gli spari nei coglioni, oh. Che male. Giù la testa. Vedi se questo fa male. Addosso, negro. Mettiti al riparo. Muori. Croce. Allora. Ricarica, Cribbio. Grunz, grunz. Ma ho troppo poca potenza sto fucile. Soprattutto è troppo corta gittata. Dietro. Coprisemi. Buttiamo una bella granata, semmai. Becca di questo, stronzo. Sono schiattati tutti. Ecco chi è rimasto, lo stronzo. Ha perso 10 litri di sangue ancora vivo il gay. Ci circondano. Grenze, 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 grenze. Chi la usa la pistola? Che me ne faccio un finto? Oh, cazzo ci va questo qua. Modalità concentrazione. Push, push, push. Giù la testa. Abbiamo finito. Grenze, 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 grenze. Vieni fuori, cazzo. Muori, stronzo. Muori anche tu. Oh, Cribbio. Merda. No. Mettiti a riparo. Seccati. Ricarica. Grunz, grunz, grunz. Ah, ma qua ci sta bene. Allora li ammazzo da qua che è più comodo. Bang. 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 Mi distrugge, cazzo. Altri? Ma lo sai come si usa? Ne vedete altri? Direi che ci siamo. Andiamo. Andiamo. Trova, torna all'auto. No, la modalità doppia copertura, Cribbio. Vai, corri, 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 cazzo. Cercate riparo. Sinistra.
No, devo stare qua e fregellarli da qua. Se no devo andare dall'altra parte. Avanti. Merda, mi sa che ho sbagliato. Infatti impianto video del negozio. Ah, ho trovato l'opportunità individuale. Perfetto. No, ma non posso andare, sennò perdo, perché... Prendiamoli. Aspetta. Attendi il fuoco di copertura. E quando mi fanno fuoco di copertura? Muori, figlio di una puttana. No, morto crivellato. Ma mi posso allontanare, mica mi... Vai, 17, 15, 12... Ruba l'oggetto speciale! Shhh. Fatto! Ora che abbiamo preso il coso, torniamoci ai compagni, sennò perdiamo perché ci allontaniamo. Allora, no, Cribbio, fuori dai coglioni. Ah, abbiamo fatto l'opportunità individuale in modo da favorire il personaggio di Eddie Guerra, e noi ci siamo fatti sgamare dagli altri, cosa più importante. Ci dovrebbe essere un revolver calibro 44 da qualche parte, però mi scoccio di trovarlo. Beccatevi questo, stronzi. Merda, ma non sai come si usa quell'affare. Volevo far saltare in aria la macchina. Destra. Merda, lo devo dire io. Vai, ricarica. Grunze, 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 grunze. Dietro! Ho la modalità con generazione carica, ma la voglio conservare per più avanti, che mi servirà. Sto venendo pure le pallottole di armi automatiche. Loro hanno un Uzi, ma mi tengo l'Uzi quasi quasi. L'Uzi, che ha più lunga gittata e più potente. E ha un caricatore più grande. L'unico fatto è che ha lento nella ricarica. Ha una ricarica lenta. Ora abbiamo un Uzi a destra e uno Scorpion a sinistra. Questo. Ah, vai. Mettiamo l'Uzi, va, è più potente. Destra! Muori! Il cadavere che balla. Sono scappati, sono morti. Ehi, non sparare! Un altro Uzi ci prendiamo. Vabbè, teniamoci uno Scorpion almeno per il primo livello. Chi è? Britney Spears! Britney Spears! Cribbio! Facciamo saltare nelle macchine! Ah, beccatevi questo, figli di una puttana. Mettiti a riparo. Bang, bang. Ma lo sai come si usa? Grenze, grenze. Ok. Ok, teniamo l'Uzi a destra, che è più potente e più rapido, tranne nella ricarica, che è lenta rispetto all'altro, come si chiama. Però ci serve un'arma che sia rapida in ricarica, perché l'Uzi è troppo lento. Mentre non ricarica l'Uzi siamo fottuti, quindi dobbiamo tenerci.
Per Eddie Guerra non terremo mai le pistole perché non servono un cazzo. Lui le spara velocissimo con le mitragliette. Poi ne può usare due alla volta soprattutto. In macchina! Dai, datti una mossa, su. Lui è arrivato. Via, via! Lei è... Ci inseguono! Vabbè. Vedi di seminarli. Farò il possibile. Non ci mollano, amico. Non ci mollano. Un'arma! Sinistra! Merda. Merda. Così li tamponi. Cribbio. Dietro. Li abbiamo investiti gli stronzi. Dai, muoviti cazzo. Ecco, c'è uno stronzo non in faccia a noi. Glielo dobbiamo mettere a quel servizio, vai! Sparate! Poco prima che il treno ce lo mettesse in culo. Oh! Ora troviamo una canzone di via d'uscita. Probabilmente la polizia ha isolato l'intero perimetro. Alla polizia ci penso io. Uff. Tutto a posto? Conoscevo alcuni di quei ragazzi. Che cazzo stiamo facendo? Non sempre le cose vanno come previsto, eh? Siamo forze dell'ordine, non membri di una banda. La situazione ci sta sfuggendo di mano. Non ci resta che aspettare e vedere che succede. Intanto, seguiamo un'altra pista. Abbiamo un'altra pista? Forse ho sentito parlare di alcune ragazze scomparse. Il cartello è nel giro della prostituzione. Il cartello è in qualunque tipo di giro. Ieri mi ha chiamato un informatore. Una sua amica è... L'amica, l'amante di Ben. È quello che voglio scoprire. Pamela, la tizia vestita di rosso, la zoccola. La zoccola. Abbiamo finito il livello, ragazzi. Ci vediamo con il terzo capitolo, proprio appunto a incontrare la zoccola, con il caso delle ragazze scomparse. Alla prossima. Bye bye.